Bella a tutti Top Zii e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Parliamo un po' dell'esperienza. Dopo ormai quasi 30 ore di gioco, portato live, ne abbiamo parlato un sacco, ne ho discusso anche con voi. Volevo tirare un attimino due somme attuali di quella che è l'esperienza in generale. Partiamo subito col discorso tecnico. Pokémon Scarlatto e Violetto, per quello che abbiamo visto, che stiamo vedendo e che ora questa non è nella sua forma peggiore, ma che vedremo più avanti. Guardate il lag, guardate le botte di scattering, le botte di pop-up che ci sono. Non è un prodotto, secondo me, commercializzabile. Da un punto di vista puramente tecnico. Una cosa così, per gli standard di questa generazione e la scorsa, non è, secondo me, accettabile. I problemi possono essere tanti, dalla grafica, dal lag, dal pop-up, dall'incastrarsi del personaggio all'interno delle strutture, al lanciare un Pokémon all'interno dell'acqua e quindi vederlo, guardate le botte di lag, vederlo cadere e riposizionare noi stessi al centro di un isolotto e non poterne uscire perché affoghiamo e dobbiamo fare un teleport. Insomma, ci sono tantissimi problemi, gigantismo dei personaggi, il braccia che volano, ragdoll, c'è di tutto. E apparentemente una delle motivazioni, giusto per darvi il corollario, a queste problematiche sono da imputare al codice scritto male. È proprio uscita una notizia di ieri che apparentemente, a differenza di quello che era Arceus, che non era un open world vero, ma era istanziato e quindi aveva meno processi di caricamento, su Arceus c'era comunque uno spazio dedicato ai Tables Encounter, ovvero quando voi entravate in una zona, tipo una zona in cui sono adesso contro un Wattrel per dirvi, caricava immediatamente, grazie a questo riferimento, i Pokémon che sarebbero dovuti spawnare in quella zona, velocizzando chiaramente i processi e non andando troppo a massacrare i 4 giga di RAM della nostra povera Nintendo Switch. Scarlatto e Violetto sono degli open world veri, quindi non hanno questa, tra virgolette, questo lusso di essere istanziati e avere un po' più di alleggerimento, e non hanno questo spazio dedicato a questo Table Encounter. Quindi, ogni volta che noi andiamo in una zona tipo questa, per caricare i Taurus, Merrill, eccetera, lui non va diretto con la shortcut, ma carica tutto l'elenco di tutti i Pokémon ogni volta, andando ovviamente ad ammazzare la povera crista di console, che abbiamo visto ottimizzata con altri titoli, quindi non regge più la scusa, è solo la console, andare molto bene. Però su emulatore di PC io vedo che però non ha nessun problema, grazie. Perché hai 16, 8, 16 giga di RAM e di conseguenza questo non accade. Non va proprio ad avere questa problematica qui. Inoltre poi dipende anche da emulatore, perché in alcuni ha più difficoltà e alcuni meno. Quindi questo è il comparto tecnico. Pokémon però non si gioca per il comparto tecnico. Pokémon si gioca per l'esperienza, per il catturali tutti, per la storia, per l'emozione della... È vero? Ed è il motivo per il quale esiste questo video e non stiamo già chiudendo, diciamo, vabbè ragazzi, abbiamo fatto baracca e burattini, chiudiamole, tanti saluti. Andando a vedere, ok, Game Freak dal punto di vista tecnico è terribile, ha fatto una roba che è obbrobriosa, ma se noi volessimo andare a vedere invece i punti che ha preso, ovvero a livello di trama, di meccanica, eccetera, come è andata? E beh ragazzi, vi dico la verità, ora volevo farvi vedere anche i personaggi in sottofondo che vanno a 3 FPS. Secondo me molte cose sono molto belle. Per dirvi, al di là dell'open world e la possibilità di decidere noi i percorsi da fare, i percorsi sono interessanti. Abbiamo la via dell'allenatore? Boh, ti vai a fare le palestre, bravo. Vuoi diventare il miglior allenatore del mondo e diventare campione? Benissimo. La via e ti vai a fare le varie... Ora devo trovare una palestra perché non sembra la via. Il cammino dei campioni e ti vai a cercare le varie palestre. Sali di livello, le palestre e le medaglie ti permettono di fare quello che serve. Classico. Ma nel caso, comunque, puoi dare priorità ad altro. Come, per esempio, dare la priorità a... invece viale delle polvere di stelle, l'operazione Stardust, andare a sgominare il Team Star all'interno dei loro capannoni, all'interno delle loro zone, che poi sia fatto malissimo e che sia una delusione terrificante, quello è un altro discorso, però comunque un altro percorso che ci dà un'opzione. Non ho notato che le prove per le palestre sono una roba da segno della croce, quella dell'oliva non me la dimenticherò mai. Oppure ancora, ed è la mia preferita, andare a cercare il sentiero leggendario, i Pokémon dominanti, che ci permettono anche di andare a migliorare e a potenziare, no? La nostra bella, io la chiamo la mia moto dei Biker Mice, perché mi ricorda tantissimo quello, ma il nostro Miraidon. Quindi poter avere più funzionalità e andare in più luoghi. Oh, bene che piove, così vedete anche la meravigliosa pioggia.
questa è una cosa che secondo me è molto figa e ha fatto centro, secondo me, Pokémon da questo punto di vista. Mi piace da morire, come chiaramente ormai il fatto di essere passati ad avere i Pokémon in campo aperto. Per quanto riguarda altre, poi profondità della storia, profondità della lore, sì, ci sono alcune cose un pochettino infantili, ma ci stanno, quello non è un problema. Però personalmente la via dei Pokémon dominanti mi ha anche commosso, ed è stata una cosa che ho particolarmente apprezzato. Il fatto di poter evocare e tirare fuori dalla nostra Pokéball il nostro Pokémon e farlo andare a scontrare contro i vari Pokémon e ottenere dei materiali che ci possono servire per la costruzione delle MT e addirittura per alcune evoluzioni è una cosa che a me è piaciuta particolarmente. Dà un pochettino di pepe a tutta la situazione e ricorda un po' anche una parte più RPGistica open world attuale rispetto magari a un sistema un pochettino più rigido. Infine, la teracristallizzazione era una meccanica che io avevo abbastanza deriso all'inizio, e invece piano piano mi sono ricreduto, non tanto per il suo utilizzo PvE, che comunque lo trovo interessante, più per il suo utilizzo PvP, perché comunque nel competitivo aumenta il pepe, aumenta la possibilità di avere per l'appunto Pokémon che acquisiscono elementi differenti e cambia un pochettino l'equilibrio di quello che è il combattimento e il pepe di una competizione che con i Gigamax aveva raggiunto un determinato livello, ma che adesso secondo me può portare a un livello interessante. Intanto vi faccio vedere il raid dove è stato speso tutto il budget e dove infatti non ha da caricare infiniti spawn, infiniti Pokémon e processi, e rende il tutto molto più straightforward. Bellissimo oltretutto con il simbolino del veleno in alto, questo lo catturiamo. Detto questo, sinceramente ragazzi, Game Freak non è al livello, non è al passo. Può essere il fatto che serva un gioco Pokémon ogni anno e di conseguenza debba andare troppo di corsa? È possibile. Può essere che noi siamo troppo esigenti? Non credo. Può essere che ci sia anche ormai un livello che è stato raggiunto e sopra il quale serve un cambio totale in casa Game Freak, è una scelta di Nintendo, magari di qualche altra software house o di qualche altro processo, non lo so. L'unica cosa che so è che così un prossimo gioco del genere non è sostenibile, cioè già questo non è possibile tenere e avere un titolo di questo tipo qua adesso, non è possibile averne un altro, onestamente. E questa è una mia... è brutto da dire, ma sia io che il mio Wobbuffet lo diciamo. Io mi auguro veramente che ci siano tanti resi. Ma non perché io ce l'ho con Scarlatto e Violetto. Ve lo dico, lo sto giocando e mi sto divertendo. Ma perché serve un segnale forte, mi auguro, verso l'azienda, che deve cambiare qualcosa. Perché così stanno distruggendo, secondo me, un brand che... è un titolo, è un gioco che è molto interessante, ha delle belle idee, ma che purtroppo vengono spesso messe in ombra e in secondo piano a scapito di una resa tecnica che so che non è fondamentale in molti aspetti, ma che in questo caso è talmente scadente da non poter permettere a moltissimi videogiocatori di godersi un titolo che tanto hanno atteso. Vedremo se la questione del codice di cui vi ho parlato prima potrà essere aggiustata, magari con un mega paccione. Il DLC è già stato annunciato. Ho il sangue che mi trema nei polsi. Ho il terrore, veramente, perché se questi sono i presupposti, non ho in mente un DLC. Magari invece è proprio la panacea di tutti i mali che va a aggiustare un titolo, che però a questo punto, secondo me, non vale la 60 euro. Non li vale, non li varrà mai. Se... non c'è un cambiamento totale, ma non so neanche se si può fare da un punto di vista tecnico-logico. Quindi questi erano i miei pensieri riguardo al gioco. Io sarò comunque live, continuo a giocarlo, mi diverto e lo porto avanti e penso che lo finirò. Però non, di certo non acquisterò e non preacquisterò, come non ho fatto questa volta, il titolo in futuro, perché... a questo punto, se prima erano Marcheus è la grande prova per poi portare Scarlatto e Violetto in tutta la sua bellezza, quindi sarà sicuramente migliore perché con Arceus abbiamo fatto i test, non ha funzionato. Se questo doveva essere il prodotto finale, non ci siamo.
Io signori vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi invito gentilmente con moderazione nei commenti, a modo ragazzi non vi picchiate perché lo so che è un argomento sensibile, vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, lasciarmi un like e seguirmi anche su tutti i miei altri social, sono live tutti i giorni alle 21 ma anche prima, vi lascio a brevissimo la programmazione della settimana dove c'è anche il Games Week e mi troverete venerdì e sabato al Games Week di Milano nello stand della Evox, inoltre vi ricordo che con una storia Instagram o con la Tab Community vi metto sempre il link di quando vado live, vi auguro una buona serata, Kota Kacce Molle United State of Zerga, ciao belli.